Ma te lo sapevi che della cipolla rossa di Tropea non si butta nulla? Ti fa pane e cipolla, guarda un po'. Utilizza i gambi della cipolla rossa di Tropea. Falli bollì, dopodiché shock termico. Così rimangano belli verdi. Frulla tutto, olio e sale. Che crema, vada che crema. Spettacolo. Tu cosci gli spaghetti, alla fine li fai risottare gli ultimi 5 minuti dentro la salsa verde fatta dai gambi delle cipolle rosse. Un po' di pane croccante e alla fine, ragazzi, eccolo il piatto. Pane e cipolle. Sì, ma questa è tutta un'altra storia. E se tu ci metti la bottarga di muggine, ciao.